in campo Milan e Peñarol, e si tratta di nomi gloriosi del calcio mondiale entrambi. Il Milan è ritornato trionfalmente in Serie A, lo ricordiamo, vinse la Coppa dei Campioni, la Coppa Europea dei Campioni nel 63 e nel 69 e la Coppa Intercontinentale nel 69, battendo in un duplice confronto gli Estudiantes della Plata, formazione argentina. La folla, come vedete, si è infittita per questa seconda partita che si gioca alla luce dei riflettori, mentre il primo confronto, quello fra Inter e Flamengo, è stato giocato, almeno limitatamente al primo tempo, alla luce naturale. Sono oltre 50.000 gli spettatori ed eccovi subito le formazioni. Per la formazione del Peñarol, Uruguay, il portiere Fernandez, numero 2 Oliveira, numero 3 Gutierrez, 4 Diogo, 5 Bossio, 6 Morale, 7 Silva, 8 Saralegui, 9 Morena, 10 Falero e 11 Ramos. L'allenatore è Ugo Bagnulo. Le riserve Alves, che è il portiere rimpiazzante, Ortiz, Villarreal, Silva e Sabino. Gli uomini più prestigiosi del Peñarol sono indubbiamente il centroattacco, il 31enne Fernando Morena, e l'estrema sinistra, il numero 11 Ramos. Ma eccovi la formazione del Milan, che va in campo con Nuciari, Tassotti e Vani, Pasinato, Canuti, Baresi, Icardi, Cuoghi, Jordan, Verza e Damiani. Questi gli uomini allineati da Ilario Castagnier, con le riserve Piotti, Longobardo, Romano, Manfrin e Serena. Il Milan non può schierare Serena, almeno inizialmente. Serena, che soffre per un'ernia, deve rinunciare a Battistini per una lussazione alla spalla, ha incocciati attualmente in servizio militare. Ecco l'entrata in campo delle due formazioni, che giocheranno agli ordini dell'arbitro Barbaresco di Cormons. Squadra titolatissima il Peñarol, che ha vinto 37 volte il campionato dell'Uruguay, è stato 4 volte campione d'America, ha vinto la Coppa Libertadores nel 60, 61, 62 e 82 e si è aggiudicato ben 3 coppe intercontinentali. Le squadre salutate dal cordiale e caloroso applauso della folla, come abbiamo detto, numerosissima, e queste immagini sono in proposito assai eloquenti. Sono ora schierate a centrocampo per la cerimonia protocollare di presentazione e per il sorteggio. Capitano dei rossoneri è Franco Baresi. Ecco un'immagine della formazione del Peñarol, che si presenta in tenuta gialla e posa prima dell'inizio per la fotografia di rito. Il Milan è ritornato, abbiamo detto, trionfalmente in Serie A dopo un campionato nel quale ha realizzato 77 reti, subendone 36. Il Peñarol, che abbiamo visto testé inquadrato in una foto di gruppo, ha parecchi nazionali nelle sue file: il numero 2 Oliveira, che verosimilmente vedremo nel ruolo di libero, il numero 4 Diogo, che dovrebbe giocare sulla fascia destra del terreno, il numero 6 Morales, che dovrebbe ricoprire il ruolo di terzino sinistro, e l'attaccante Fernando Morena. Nel campionato uruguaiano iniziato a febbraio, Morena ha realizzato 15 reti. Il Peñarol deve riscattarsi dall'edizione, dalla prima edizione del mondialito, quella dell'81, quando si classificò all'ultimo posto dietro Inter, Santos, Milan e Feyenoord. Nella prima edizione del mondialito, questi i risultati del Milan. Il Milan batté il Peñarol per 1-0, quindi vi è un motivo in più di rivincita per gli uruguaiani, e questo un monito per la formazione rossonera. Il Milan fu battuto poi dal Santos per 2-1, pareggiò a reti inviolate 0-0 con il Feyenoord e fu piegato dall'Inter per 3-1. Siamo ai preliminari, ecco un'immagine del portiere milanista, giocatori che sono ancora intenti, e si tratta di Nuciari, giocatori ancora intenti in alcuni palleggi, esercizi di riscaldamento prima della partita, che se verrà condotta allo stesso ritmo e con lo stesso impegno con cui è stata giocata quella fra Inter e Flamengo, dovrebbe prolungare lo spettacolo. Ecco intanto il portiere Fernandez, il 31enne Fernandez, e questa è un'inquadratura dedicata all'arbitro Barbaresco in primo piano, ora sfugge dal teleschermo, vedete Damiani.
Dicevamo che se la partita ricalcherà gli schemi, ripeterà il ritmo e raggiungerà lo stesso livello tecnico di quella precedente fra Inter e Flamenco, bisognerà concludere che la prima serata del Mundialito è stata una serata decisamente spettacolare. Le squadre vanno assumendo gli schieramenti in campo, il pallone è già collocato sul dischetto al centro del terreno, fra poco il via. Ecco intanto i giocatori della Peñarola, avete visto con il numero 11, lo vedete ancora inquadrato, Ramos, 24enne, giocatore straordinariamente dotato tecnicamente, come del resto quasi tutti gli uruguaiani che fanno parte di quell'area calcistica cosiddetta Rio Platense, di calcio dai tocchi raffinati, che però negli ultimi anni si è un po' europeizzato, poiché anche le squadre del Sud America hanno imparato a conoscere e a praticare le marcature a uomo. Non dovrebbe essere così per il Peñarol, che annuncia uno schieramento interamente a zona. Ecco al centro di questa inquadratura il centroattacco Morena, partiti in questo momento, pallone che viene retrocesso all'indietro e raccolto da Ramos, che lo dà in avanti a Saralegui, il quale lo ha scagliato però al lato, e la prima rimessa in gioco è del Milan con il numero 3 Evani, uno dei più giovani nelle file dei rossoneri. Ecco Evani intento a rimettere la palla in gioco, il servizio è per l'anziano Damiani, che porge la palla all'indietro a Verza, da questi a Baresi, libero e capitano della formazione rossonera. L'appoggio a sinistra è per Evani, ancora la palla a Verza, giocatore estroso, stilisticamente dotatissimo, lancio in avanti intanto, intervento della difesa uruguaiana e pallone giocato ora dal numero 8 Saralegui. Impostazione con un lungo e preciso lancio per il numero 11 Ramos, che vediamo però in effetti occupare il ruolo di ala destra, come quasi sempre è avvenuto nelle precedenti occasioni in cui ci è stato dato di vedere questo prestigioso giocatore. La rimessa in gioco è dell'Uruguay e se ne incarica il numero 4 Diogo, il lancio all'indietro per il numero 9 Morena, ecco il passaggio per il numero 5 Bossio, poi il pallone che ritorna nelle retrovie, anzi a metà campo, dove Morena lo scaraventa in profondità con un lungo lancio che fa scattare Ramos. Il centro di Ramos, intervento della difesa milanista, bello lo spunto di Baresi che lancia subito in avanti per mettere in azione Jordan, sul quale viene commesso fallo. Vi è perciò un calcio di punizione in favore del Milan quando si gioca soltanto da 2 minuti. Ecco il tocco di Baresi che invita all'azione offensiva il numero 8 Cuoghi, da questi la palla a Baresi. Frequenti sono le incursioni anche quando gioca in campionato di Baresi sul fronte offensivo. Parte questo centro teso, la palla che è stata solo sfiorata di testa da Damiani e che poi termina in fallo laterale sul fronte opposto. La rimessa in gioco è stata effettuata dal Peñarol, ma l'arbitro, il signor Barbaresco, comanda l'inversione e la rimessa è pertanto del Milan con il numero 8 Cuoghi. Poi il tocco di Evani, la palla che viene consegnata all'indietro a Baresi, il lancio lungo teso di Baresi che però nessuno è in grado di sfruttare. E siamo giunti al terzo del primo tempo di questo secondo confronto della seconda edizione del Mundialito, che impegna Milan e Peñarol. Il rinvio di Oliveira, la palla che va sulla sinistra dove la tocca Morales per il numero 10 Falero. È in azione Falero, il lancio in profondità, l'intervento d'anticipo molto bello e applauditissimo di Baresi. Milan che si disimpegna con estrema autorità in queste prime battute e che abbozza ora un'offensiva con questo passaggio di Cuoghi sulla destra, il traversone molto lungo per l'uscita facile, perché indisturbato, del portiere Fernandez. Un primo piano di Fernandez che trattiene la palla entro i limiti della propria area di rigore prima di piazzarla a sinistra al piccolo ma solido Morales, numero 6 e di fatto terzino sinistro, giocatore 27enne, che la porti al centro per Falero. Il tocco all'indietro, ecco Gutierrez che cede la palla al centrocampista Falero,
il lancio in avanti per il numero 8 Saraleghi, che è stato anticipato da Baresi. Un Baresi che appare in splendide condizioni, poi la deviazione di Damiani, lo scambio con Jordan che non riesce, l'intervento di Ramos, si divincola Ramos, riesce a difendere il pallone e il Peñarol può affacciarsi nella metà campo rossonera con il passaggio a Bossio, con pallone partito dal piede di Ramos. Ancora Ramos alla tattica, perde però la palla, vi è lo scatto in avanti di Icardi e l'apertura per Jordan, che viene però anticipato dal numero 4 Diogo. La palla è al lato, la rimessa in gioco è di Jordan, il lancio all'indietro è per Evani, ecco il tocco al centro dove raccoglie Verza, apre per Baresi, cerca lo spazio ma non lo trova per il tiro, tenta la replica il Peñarol ma il Milan lo chiude con un atteggiamento e marcamento aggressivo, mentre avanza Pasinato, perde la palla Pasinato ed ecco la replica degli uruguaiani. Il pallone per Diogo, spostamento su Morena, 31enne Fernando Morena, palla toccata all'indietro e quindi servita a destra dove la riceve il numero 4 Diogo. Lo scambio avviene con Ramos, bello il dribbling di Ramos ai danni di Evani, poi vi è il passaggio di Bossio, numero 5 ma in effetti centrocampista, la palla è di Saraleghi, numero 8, altro centrocampista, quindi del numero 4 Diogo, pallone a Ramos, ala che spazia la sua manovra lungo tutto l'arco offensivo, numero 11 sempre in azione e l'appoggio all'indietro con palla che va da Bossio a Saraleghi e quindi a Ramos. Gioco molto un po' trito quello degli uruguaiani, molti passaggi laterali, palloni toccati da piedi per così dire felpati, ma fino a questo momento poca penetrazione. Ecco un lancio lungo, il colpo di testa di Icardi, numero 7 ma in effetti centrocampista. Icardi viene schierato solitamente da Castagnier per occupare una fascia di terreno nella quale c'è anche Pasinato, che è però maggiormente votato al gioco offensivo. È in azione intanto Damiani, ecco che porta palla avanti Cuoghi, verso Damiani ancora, perso il contrasto dal numero 11, la palla è di Falero e quindi in avanti di Ramos. Ramos che, ripetiamo, spazia a tutto campo, aveva iniziato sulla fascia destra, ora lo vediamo al centro, aprire per Diogo che giunge in tempo su questo pallone, siamo intanto al settimo, poi ancora Ramos, Diogo numero 4, ecco Saraleghi, ancora Ramos, Diogo, ancora Ramos, fitta ragnatela di passaggi degli uruguaiani che però potrebbero avere poi improvvise e pericolose accelerazioni sotto porta. Questo cross è controllato dall'intervento di Pasinato che ha dato la palla al portiere Nuciari. Dicevamo della storia onusta di glorie del calcio uruguaiano e la vittoria più importante fu senz'altro quella nella famosa drammatica finale del 1950 al Maracanã, quando la squadra uruguaiana batté il favoritissimo Brasile per 2-1 e di quella squadra faceva parte anche Schiaffino, che poi nel 54, dopo i mondiali di Svizzera, emigrò in Italia. Ecco intanto un tiro parabolico fuori di Baresi, giungendo qui a Milano dove divenne idolo e grande protagonista dello stadio di San Siro, amatissimo dai tifosi rossoneri di quell'epoca. Il rinvio dal fondo con Oliveira e il pallone che spiove nella zona di Canuti, il rinvio di Canuti, poi il tocco di Bossio, la palla a Falero e da questi sulla sinistra a Morales. Siamo giunti all'ottavo del primo tempo, squadre sempre sullo 0-0, il Milan tiene bene il campo, lancio in avanti di Damiani ma la palla gli è sfuggita in fallo laterale per la rimessa in gioco che sarà degli uruguaiani o uruguagi come si è anche soliti dire. Il pallone intanto va dai due difensori centrali Gutierrez e Oliveira a Bossio, centrocampista che lo dà all'altro centrocampista Saraleghi, lancio per Morena che viene però anticipato sul tempo da Canuti, si appoggia poi Morena su Canuti, eccone un'inquadratura del 27enne numero 5 del Milan. La palla è terminata oltre il fondo, accorre l'arbitro Barbaresco, va a parlottare con Canuti, ma intanto Nuciari procede al rinvio dall'area di porta dando la palla a Verza, operazione che l'arbitro non ritiene regolare e pertanto fa ripetere. Si gioca
Da 9 minuti nel primo tempo, il punteggio è sempre di parità 0-0, palla a Evani. Avanza il numero 3, giocatore che è un terzino acquisito perché in effetti originalmente era un centrocampista. Bello il passaggio per Jordan, il traversone che però non riesce per l'intercezione di Oliveira, e la palla al lato per la rimessa di Evani. Sta per scoccare il decimo minuto, sempre 0-0 fra Milan e Peñarol. In azione Jordan. Jordan ha un gesto di stizza, di reazione nei confronti del difensore uruguaiano. Ecco il primo piano di Jordan, e si trattava del numero 2, il barbuto Oliveira, trentenne, sperimentatissimo giocatore, più volte nazionale, mentre il calcio di punizione viene battuto da Pasinato. Area di rigore affollatissima, tiro secco di Pasinato, deviazione di Chiogo, poi un tentativo di Evani, un batti e ribatti, e la palla perviene al piccolo Silva che la cede all'indietro a Morales. Si distende il Peñarol, ma lo fa con una certa lentezza, permettendo così al Milan di rientrare nella propria metà campo. Ecco il tocco di Cuoghi per Baresi e la palla avversa. L'appoggio laterale per Icardi, vedete con il numero 7 ma in zona piuttosto arretrata, si proietta ora in avanti, ancora Icardi sulla palla, verso Damiani che appoggia avversa. Milan molto manovriero, anche abbastanza preciso in fase di impostazione. Ora è Cuoghi sulla palla, riceve Franco Baresi. L'apertura molto bella per Evani. Evani ha lo spazio per il traversone, vedremo se lo sa sfruttare. Eccolo, infatti, si è avventato sulla palla Jordan, e poi vi è una grande parata di Fernandez sul tiro di Pasinato. Il primo pericolo è per la porta uruguaiana, tiro di Pasinato all'11esimo e bella parata di Fernandez. Rivediamo l'azione, lo scatto, la puntata in avanti di Evani, il suo cross, fra poco, dopo la deviazione del numero 3 Gutierrez, la palla è di Pasinato nell'angolo e devia Fernandez. Rientriamo nel vivo del gioco con queste immagini, l'impostazione del Peñarol, la palla è a Bossio, la ceduta a Falero, si smarca in avanti Diogo. Morena apre ora sulla sinistra per Morales, fronteggiato da Pasinato. Fallo di Pasinato e calcio di punizione per il Peñarol. Punizione già battuta, cerca di avanzare Ramos, preferisce dare all'indietro per Bossio, fronteggiato da Verza. Ancora Bossio, poi Morales, palla restituita al numero 5 che ripetiamo è Bossio. Lancio in avanti di Ramos, intercettato, e si ripresenta in attacco il Milan con questo passaggio di Evani a Damiani. Appoggio un po' corto, recupera comunque Baresi, riesce a servire Icardi, e poi la palla è nuovamente di Damiani. Bello il dribbling di Damiani, avanza questo baldanzoso Milan, il traversone, la respinta di Gutierrez, e il pubblico comincia a infiammarsi per il contributo allo spettacolo che finora, dobbiamo dirlo, è recato in maggiore misura dal Milan, che all'11esimo, cioè poco fa, con Pasinato, ha severamente impegnato il portiere Fernandez. Ecco l'impostazione del Milan con Cuoghi, la palla a Verza, abile palleggiatore Verza, mantiene il possesso della sfera, se ne libera poi su Icardi, l'appoggio sulla destra per Tassotti, la deviazione di Baresi, il cross, la palla a Jordan, si scontra con Falero, termina a terra, palla gol per Jordan, ora inquadrato al 13esimo minuto del primo tempo. Jordan, il centroattacco scozzese, ormai 32enne, abilissimo soprattutto nei colpi di testa, finora, ripetiamo, e sta per scoccare il primo quarto d'ora di gioco. Le azioni più pericolose sul fronte offensivo le ha fabbricate il Milan. Osserviamo il portiere Fernandez, 0-0 il punteggio, lo ripetiamo. Ecco il suo rinvio, con palla scaraventata abbondantemente oltre la linea mediana, manca il colpo di testa a Saraleghi, respinge Canuti, tocca al volo Diogo, apre Saraleghi per Ramos, spostato a destra, palla troppo rapida e passaggio troppo profondo. Inquadrato intanto Ramos, 24enne giocatore dell'Uruguay,
il quale nelle interviste che hanno preceduto questa partita ha dichiarato ai colleghi della stampa che il calcio uruguaiano non è abbastanza conosciuto né apprezzato in Europa. Scomparso il pallone, ne viene portato in campo un altro che dovrà essere, a norma di regolamento, controllato dal direttore di gioco, dall'arbitro, che ripetiamo è il signor Barbarisco di Cormons, che dirige con la collaborazione dei guardialinee Cecchin e Perissinotti. Ecco il signor Barbarisco che finalmente dà il nulla osta alla prosecuzione del gioco con il rinvio di Nucciari. È quasi il sedicesimo minuto del primo tempo, sempre 0-0 fra Milan e Peñarol. Recupera questo pallone Verza dopo un lancio intercettato, poi interviene Jordan, apre il gioco Baresi per questo lancio su Damiani, che stava per approfittare di una palla sbucciata da Diogo, terminata al lato, però non l'ha sfiorata secondo l'arbitro il giocatore uruguaiano. Inquadrato frattanto Damiani e rimesso in gioco del Peñarol, con palla servita al portiere Fernandez e da questi a Gutierrez. Ancora Fernandez. Il ritmo della partita, a causa dell'impostazione però degli uruguaiani, è per il momento inferiore a quello del precedente confronto fra Inter e Flamengo. Ora però il Peñarol beneficia di un calcio di punizione per un fallo commesso su Morena. Fallo c'è perso di Canuti e calcio di punizione contro il Milan, con palla collocata a circa 30 metri dalla porta di Nucciari. È il 17° del primo tempo, sempre 0-0. L'incaricato del tiro sembra essere il numero 9 Morena, il quale sta per prendere una lunghissima rincorsa, barriera dei rossoneri. Sinistro di Morena, molto secco ma centrale, bella parata di Nucciari. Rinviata la palla dal portiere rossonero, la raccolta Evani, l'ha affidata in avanti a Damiani e rivediamo intanto la parata sicura di Nucciari sul calcio di punizione, che ripetiamo era di Morena. Imposta Canuti con palla che sta per andare verso Tassotti, questi la cede a Icardi. La riceve al centro Tassotti, il 23enne Tassotti, gli riesce un dribbling, avanza, appoggio in avanti dove era scattato Jordan, ha avuto la meglio la difesa uruguaiana e ora il Peñarol cerca di distendersi con questa avanzata del numero 9 Morena. Lungo lancio, è intervenuto Tassotti, poi Canuti, poi l'appoggio di Pasinato per il portiere Nucciari, che manda la palla al numero 8 Cuochi. È in azione Verza, elimina due avversari in dribbling, applauditissimo, scorribanda sulla fascia laterale, poi ha un attimo di ripensamento, porge il pallone al centro, sfugge al controllo di Canuti che comunque lo recupera e lo cede lateralmente a Evani. Avanza Evani, ha un avversario da superare, è Saraleghi, centro teso e intervento con deviazione in calcio d'angolo di Oliveira. Sta per battere il calcio d'angolo il Milan con Evani, palla in area di rigore, altra parata di Fernandez sul colpo di testa che è stato, inutile dirlo, di Jordan. Bel colpo di testa di Jordan, 19° minuto del primo tempo e la regia puntualmente rimette in onda al rallentatore quest'ultima fase, cioè il corner di Evani e l'incornata di Jordan, che trova però pronto alla parata Fernandez. Ci avviciniamo al 20° minuto, sempre sullo 0-0. Avanza il Peñarol, si è spostato Morena a sinistra a cercare spazio e fortuna, fermato da Canuti, palla a Baresi e apertura per Evani che gioca libero, mancando di un'autentica alla destra il Peñarol. Sgroppata di Evani, appoggio all'indietro per Baresi, sempre Baresi sulla sfera, mentre si smarca a destra Canuti, chiede la palla che invece viene consegnata al numero 2 Tassotti.
il lancio di Tassotti deviato, era in fuorigioco però Jordan, sbandieramento dei guardialine e pronto intervento dell'arbitro Barbaresco che ordina il calcio di punizione in favore del Peñarolla. Vi è qualche asprezza negli scontri, questo vuol dire che le squadre tengono molto al risultato, agli incontri di questa seconda edizione del Mondialito, e pertanto si tratta di partite giocate nell'intento, con la ferma determinazione di imporsi. Ciò che dà importanza e lustro a questo torneo. Inquadratura di Fernandez e siamo al 21esimo del primo tempo, squadre tuttora bloccate sullo 0-0. Il colpo di testa di Icardi, il tentativo di Cuoghi, la palla a Evani, molto bravo, scatta Evani, duella in velocità con Diogo, numero 3 e numero 4 rispettivamente, l'appoggio all'indietro è per Verza, il tocco al centro è raccolto da Cuoghi, ancora Evani, si muove bene il Milan, parte il traversone, ecco Jordan, palla gol per Jordan, quindi Verza, occasione da rete che il Milan non ha concretato al 21esimo minuto, da prima con Jordan poi con Verza, i rossoneri sono stati vicinissimi al gol. 22esimo minuto, rivediamo, ecco Jordan, vedete, dovrebbe tentare il tiro al volo, invece appoggia per Verza che giunge solo un istante in ritardo. Ritorniamo sul fronte opposto con questo tentativo del numero 7 Silva, palla deviata e in fallo laterale, la rimessa in gioco è effettuata dal numero 9 Morena, pallone raccolto da Diogo, ancora Morena in azione, tre pericoli grossi per la porta di Fernandez, all'11esimo riepiloghiamo il tiro di Pasinato, al 19esimo la conclusione di Jordan e al 22esimo ancora l'occasione duplice, prima per Jordan e poi per Verza, pallone che termina al lato sul fronte opposto, la rimessa in gioco è del Peñarol con Morales, la palla per il piccolo Silva. Il modo di giocare all'attacco degli uruguayani naturalmente pone dei problemi di marcatura al Milan, ecco intanto un tentativo da lontano di Morales con palla altissima perché le due estreme, Morales è il giocatore ora inquadrato, sia Silva numero 7 sia Ramos numero 11 continuano a fare tourbillon come si suol dire in attacco, e anche Morena non rispetta il ruolo di centroattacco giocando spesso in linea con i centrocampisti e andando addirittura a raccogliere la palla in retrovia quando la stessa è in possesso dei difensori. Ma torniamo al Milan che vediamo in azione con Baresi e poi con Verza, il passaggio in avanti di Tassotti è per Icardi, ancora Franco Baresi, lancio in avanti per Damiani che era alle prese con Oliveira, generosissimo Damiani, riconquista fra gli applausi del pubblico questo pallone, parte in dribbling, ha un rimpallo favorevole, ecco il cross su Jordan, ha rinviato Gutierrez, Cuoghi, poi Pasinato, apertura sulla destra ma il pallone sta per sfuggirgli al lato, no, lo tiene in campo ma è preda poi di Ramos, vedete dove è andato a finire Ramos, addirittura in linea con i difensori. Gioca con una tattica molto elastica questo Peñarol, intercambiando i ruoli fra attaccanti, centrocampisti e addirittura anche difensori. Morena, Ramos, lo insegue Canuti, ancora Ramos, si è liberato di Cuoghi, appoggio in avanti per il numero 10 Falero, poi il tocco di Saraleghi per lo smarcato Diogo, numero 4, l'appoggio è per Silva, ancora Diogo, la restituzione è sbagliata, rinvio di Tassotti. Tassotti, ecco la conferma di quanto dicevamo in precedenza, che lo spostamento continuo delle punte, della posizione delle punte del Peñarol, obbliga i difensori del Milan che marcano a uomo a spostarsi a loro volta. E avanza Franco Baresi, Damiani verso Baresi, ma la palla è di Oliveira, poi di Silva, l'appoggio al centro è per Morena e siamo giunti al 25esimo minuto, sempre 0-0. Morales, Morena, anzi era Falero che ha scambiato con Morena, la palla è ora di Pasinato. Fermato Pasinato, replica del Peñarol, si piazzano frattanto i difensori rossoneri.
conduce l'azione Falero e poi viene il pallone consegnato all'indietro da Nuciari con tocco preciso e Nuciari se ne libera su Evani. Verza è quasi sempre all'origine delle manovre del Milan, Verza, maglia numero 10, ripetiamo. Bella apertura per Cuoghi che reca il numero 8. Ancora Verza, dribbling di Verza su Saraleghi e viene commesso fallo ora da Diogo su Cuoghi. Primo piano di Diogo, numero 4, terzino destro del Peñarol. Calcio di punizione in favore del Milan e siamo al 26esimo minuto del primo tempo. Squadra è sempre in parità, cioè Milan 0, Peñarol 0. La punizione è affidata a Devani. Molti uomini in area di rigore, ha rinviato Gutierrez, il pallone è raccolto a metà campo da Franco Baresi, appoggiato a destra a Tassotti, scatto di Pasinato a dettare il passaggio, ma è intervenuto molto bene Gutierrez a tamponare e a spedire il pallone al portiere Fernandez. Avanza Morena. Si trascina il pallone in avanti, deviazione di Evani, intervento di Canuti, palla al lato, no, la trattiene in campo Evani, molto bravo Evani, se la vede però deviare lateralmente da Diogo, la rimessa è milanista, è rossonera ed è Evani che se ne incarica. Avete visto di sfuggita un'occhiata soltanto agli spalti ora gremitissimi. Successo iniziale di questo mondialito con una affluenza di pubblico più che soddisfacente. È il 27esimo del primo tempo allo stadio Meazza, sempre 0-0 fra Milan e Peñarol. La rimessa in gioco di Evani, ventenne giocatore del Milan, con lancio per Icardi. Cross di Icardi, tentativo di deviazione di Jordan che non riesce, poi bel colpo di testa di Verza, la palla che viene retrocessa a Baresi, il lancio in avanti di Tassotti, la respinta di Saraleghi, l'apertura a sinistra e avanza Morales, palla che è stata consegnata poi a Morena, centroattacco molto Romano Vireiro, quindi Falero numero 10, apertura a destra, giunge liberissimo il terzino Diogo, ecco il cross, la respinta di Canuti, la palla che si impenna, giunge nella zona di Evani che ha le prese con Silva. È riuscito ad avere la meglio, molto bravo, tocco laterale per Baresi, palla a Cuoghi ed ecco Pasinato che schiarisce e apre il gioco spedendo la palla a Tassotti che lancia Jordan, è scattato in linea con il numero 3 Gutierrez che di fatto è lo stopper del Peñarol. Jordan, sbandieramento del bandierine, sbandieramento e fischio dell'arbitro che ha già accordato la punizione al Peñarol. È il 28esimo ormai di questo primo tempo, punteggio ancora da sbloccare, Diogo, la palla a Morena, Bossio, Saraleghi, tenta la via del gol da lontano, è un tiro lungo abbastanza forte ma certamente non angolato, nessun problema per Nuciari che invita all'impostazione Baresi e questi ha servito Canuti che scambia con Icardi, ancora Canuti. Il tocco è per Cuoghi, si offre al passaggio al sinistro a Verza ma Cuoghi preferisce avanzare in verticale, sempre Cuoghi fronteggiato da due avversari, li supera, non il terzo che è Oliveira ma il Milan, fra gli applausi del pubblico, primo piano intanto di Cuoghi, può beneficiare del suo secondo calcio d'angolo. Molti giovani in questa formazione intelligentemente guidata da Ilario Castagnier che è ritornata per la gioia dei tifosi milanesi di fede rossonera in Serie A. Osserviamo ed è la mezz'ora il calcio d'angolo di Pasinato, ha respinto Gutierrez, la palla fuori area è raggiunta da Evani che la tocca bene all'indietro a Franco Baresi, la riceve Canuti, lo stopper, Pasinato potrebbe tirare, ecco il tiro molto violento e anche deviato dal numero 3 Gutierrez,
tiro di Pasinato, il giocatore ora ripreso dalla telecamera, alla mezz'ora, al 31esimo, tiro che rivediamo e percepiremo certamente la deviazione che ha procurato al Milan il calcio d'angolo. C'è stata. È il terzo corner per il Milan, mentre abbiamo superato la mezz'ora di gioco e il punteggio è sempre di 0-0. Damiani, il tocco di Damiani, ha respinto però Falero e si distende il Peñarol con questo lancio sul velocissimo Silva, inseguito da Franco Baresi, applauditissimo recupero del libero e palla affidata con estrema sicurezza al portiere Nuciari e da questi scodellata a Icardi che farà proseguire Cuochi. Verza, apertura molto bella di Verza, Pasinato, tiro di Pasinato, ci prova anche dalla lunga distanza, la palla è alta e nuovamente inquadrato Pasinato. Il Milan vuole certamente ben figurare contro questo Peñarol, squadra dal blasone assai lucido, brillante, e vi è anche un pizzico di ovvia rivalità fra rossoneri del Milan e nerazzurri dell'Inter, essendo stata l'Inter in precedenza piegata dai brasiliani del Flamengo. Il Milan tiene ovviamente a comportarsi bene e, se sarà possibile, addirittura a battere un'altra prestigiosa formazione del calcio latinoamericano qual è questo Peñarol, che batte ora una punizione con Diogo, la palla servita a Morena, giocatore tecnico ma un po' lento, col passare degli anni si è rallentata la sua azione, i suoi passaggi comunque sono sempre sagaci, come questo vi rimedia Baresi sullo scatto di Morales, palla a Falero, tiro deviato, respinta di Canuti. Difesa del Milan ora un po' in affanno, è stata questa forse l'azione più pericolosa fino a questo momento degli uruguaiani, che insistono e il pallone è affidato a Ramos, numero 11, pallonetto in avanti, toccano comunque bene il pallone secondo la tradizione sudamericana tutti questi componenti il Peñarol, giocatori dal tocco, lo abbiamo già detto, felpato ma quasi sempre preciso in appoggio, imprimono quando possono, taglia la palla che possono ingannare l'avversario. Il Milan perde la palla con Damiani, ritorna in avanti il Peñarol con un passaggio a sinistra di Morales che poi riceve nuovamente la sfera, sempre Morales, Falero, le impostazioni molto lente anche se precise degli uruguaiani permettono, lo abbiamo già osservato, al Milan di raggrupparsi nei pressi dell'area di rigore. Questa apertura è di Evani, il colpo di testa di Gutierrez sulla palla Saraleghi, ora che ha ricevuto da Bossio, numero 5 e numero 8 rispettivamente. In azione vediamo ora il numero 9 Morena verso Ramos, scatta Evani, è superato da Diogo, avanza il Peñarol con Diogo, poi con Ramos, c'è stato però il recupero e la palla è di Evani che la lancia al centro a Canuti che la appoggia a Cuochi. Milan in attacco, passaggio a Damiani ad opera di Verza e deviazione di Gutierrez in fallo laterale. Ma la rimessa in gioco viene affidata al Peñarol mentre vediamo Damiani e la palla è di Falero, numero 10, poi del numero 5 Bossio, avanza Bossio, perde sul secondo contrasto con Pasinato che ha affidato la palla a Damiani, Verza che ha ricevuto da Cuoghi, avanza Tassotti, il traversone, la respinta di Oliveira, palla ancora al Milan che insiste all'offensiva, Pasinato, avanza Pasinato, tocca lateralmente a Cuoghi, il pallone gli schizza via, tentativo di contropiede del Peñarol, fermato, almeno così ci pare, è proprio così, da un energico intervento di Icardi, applauditissimo, e la palla è ora del libero, il capitano Franco Baresi. Apertura per Evani, aggancio parzialmente riuscito, due avversari, raddoppio della marcatura su Evani e tocco in fallo laterale.
La rimessa in gioco è del Milan con Evani. Ha ricevuto Canuti, poi ancora Evani che centra. Tiro al volo di Pasinato. E palla che è andata vicinissima allo specchio della porta. Una gran staffinata di Pasinato al 35esimo del primo tempo. Rivediamo l'azione, il cross da sinistra di Evani e poi il gran tiro, un bolide, un autentico bolide di Pasinato dopo il colpo di testa di Jordan, con palla, come vedete, non lontana dai pali, anzi sul palo esterno. Ritorna in gioco la palla, il colpo di testa di Canuti, il tocco di Falero per Morales, il lancio per Silva, la deviazione, ancora Franco Baresi. Servito a puntino Evani sulla fascia sinistra, avanza Evani ed è il 36esimo ora, risultato, punteggio tuttora da sbloccare. Milan in attacco, Pasinato, ancora Evani, l'appoggio in avanti, fermato Cuoghi, contropiede degli uruguaiani, la palla a Ramos, numero 11, al centro Morena, ancora per Ramos, sul quale converge Franco Baresi. Duellano i due al limite minore dell'area, Ramos cerca lo spazio per liberare il piede per il traversone, passaggio all'indietro, arriva Falero, bolide fuori. Al gran tiro di Pasinato ha risposto nel breve volgere di un minuto il numero 10 Falero, con una staffilata che è terminata però lateralmente. La partita cresce, aumenta il ritmo, si fa su più sostanzioso il contenuto tecnico della stessa. Avanza intanto Icardi, ha servito Damiani che si è spostato al centro, ha liberato questi Pasinato, avanza Pasinato, si è scontrato con Morales, aspro duello per il possesso della palla, Pasinato numero 4, Morales numero 6, palla schizzata in fallo laterale, la rimessa in gioco è rossonera con Pasinato. Damiani, Pasinato, il cross, la respinta di Oliveira, Ramos, lungo palleggio del numero 11 prima di liberarsi dalla sfera su Falero che la tocca lateralmente a Morales, ancora Ramos, riceve Saraleghi, Ramos, Falero, lancio lungo e profondo, lo scatto di Tassotti che anticipa Silva, vediamo come se la cava nel disimpegno Tassotti, cerca di liberare Silva, la sfera gli sfugge, la rimessa in gioco viene assegnata al Peñarol mentre viene inquadrato Tassotti. Avanza Saraleghi, molti passaggi del Peñarol prima di conquistare la zona utile per il tiro, sulla palla è Saraleghi, lancio in avanti, è intervenuto bene Icardi che sta in appoggio ai difensori, ancora Saraleghi, Diogo, triangolo che cerca di chiudere Diogo ma è alle prese con Evani, uno dei più positivi fino a questo momento, l'uruguaiano si è trascinato la palla oltre la linea di fondo, segnalazione del guardialine, la partita riprenderà con il rinvio dall'area di porta dei rossoneri. Ecco fatto, è il portiere Nucciari che lancia in avanti dove raccoglie Franco Baresi, da questi a Canuti, l'apertura a destra è per Pasinato, il lungo e atletico giocatore appoggia al centro dove raccoglie Canuti, tocco per Cuoghi, alle prese con Saraleghi, i due numeri 8 a confronto, l'uruguaiano ha commesso fallo e il Milan può così beneficiare di un calcio di punizione pittoresca, frattanto e suggestiva questa inquadratura del nostro regista con la luna piena che splende nel cielo terzo. Franco Baresi, Evani, scatto di Evani, alle prese con Diogo, dribbling bellissimo, traversone insidioso, respinta di Gutierrez, bellissimo lo spunto di Evani, insiste il Milan, Cuoghi, Evani, Franco Baresi, si libera bene Baresi, avanza, cross, non ha tentato l'incornata Jordan, il cross in vero era un po' teso, molto bravo Baresi, Franco Baresi, il giocatore ora ripreso dalla telecamera che agisce
dal basso da una delle molte telecamere stasera in funzione. La ripresa del gioco con una rimessa per gli uruguayani e la palla è di Morena, la perde, la conquista Damiani, potrebbe traversare, ecco fatto il cross, la respinta di Oliveira, il rinvio di Gutierrez, il pallone nella zona di Tassotti, prontamente raggiunto, non avanzano gli uruguayani e il Milan può impostare con calma il lancio di Verza per Damiani, scatto di Damiani, ma converge su di lui Oliveira ed è costretto, avete visto, a sparare senza indugio. Oliveira è il giocatore reinquadrato, anche il capitano della squadra, la palla oltre il fondo, ciò che comporta il quarto calcio d'angolo in favore dei rossoneri, che hanno complessivamente dominato finora il primo tempo. È il 41esimo minuto, calcio d'angolo, l'uscita di Fernandez, la deviazione, raccoglie la palla Evani, fra i migliori se non il migliore in campo fino a questo momento, poi Franco Baresi, l'appoggio in avanti, il tocco di Cuoghi, il cross di Pasinato, il rinvio di Gutierrez, bellissimo il colpo di testa di Baresi, respinge ancora la difesa uruguayana con Gutierrez, poi tocca Ramos all'indietro per il terzino sinistro Morales che tenta di servire Bossio ma non ci riesce per l'intervento con palla al lato di Pasinato. Siamo al nostro cronometro al 41esimo minuto e mezzo di questo primo tempo, sempre 0-0 fra Milan e Peñarol. L'avanzata degli uruguayani, Morena è arretrato il centravanti, è lui che tenta di impostare ma si limita a un tocco laterale corto per Falero che lancia Ramos, sulla sua strada c'è comunque Tassotti, serie di finte, traversone, deviazione di Tassotti e siamo al primo corner per il Peñarol, mentre il Milan fino a questo momento ne ha calciati 4. Dalla bandierina Ramos ed è, vedete, a conferma di quanto vi dicevamo, il 41esimo del primo tempo. Milan 0, Peñarol 0, tiro liftato di Ramos, palla che viene respinta da Tassotti, raccolta poi da Saraleghi, da Bossio anzi, che ha dato a Ramos, contrasto vincente di Tassotti, pallone che perviene a Morales e l'apertura con palla da un capo all'altro del terreno lungo l'asse orizzontale a Diogo che la smista a Falero, poi il numero 9 Morena, ancora per il numero 10 Falero, l'apertura è per Morales, attacca il Peñarol ma consente al Milan di ripiegare, tentativo di Icardi che non riesce di rinviare per l'intervento di Saraleghi, poi un'esitazione dalla quale però esce molto bene Franco Baresi che appoggia a sinistra dove va in avanti Icardi, messo a terra dall'intervento falloso di Saraleghi. Vi sarà un calcio di punizione in favore del Milan, siamo ormai agli sgoccioli di questo primo tempo, Evani tocca la punizione per Cuoghi, avanza Cuoghi, serve ancora Evani, Evani potrebbe traversare, ecco il traversone sul quale è scattato Jordan, Pasinato, altro tiro di Pasinato, è stato il più insistente Pasinato nel tentare la via del gol da lontano, nuovamente e doverosamente inquadrato, mentre rivediamo la fase preliminare dell'azione, il fallo di Saraleghi su Icardi, il replay non continua, comunque è stato Pasinato a concludere con un tiro diagonale molto secco al 44esimo. È in azione Morales, la palla è di Falero, il tocco in avanti è per Ramos, ancora Morales, servito al centro a Falero, lancio profondo, è un invito al quale nessuno risponde, nelle file del Peñarol e comodamente Nucciari può uscire dalla propria area di rigore per servire lo stop per Canuti. Nazareno Canuti che dà la palla a Verza, da un istante all'altro il signor Barbaresco dovrebbe mandare le squadre al riposo al termine di un primo tempo caratterizzato da una supremazia di gioco, di azioni e da un maggior numero di tentativi da parte del Milan. Damiani, apertura di Damiani, bello appoggio di Verza, Pasinato, ancora Pasinato, sbaglia stavolta l'appoggio e può andare in contropiede Ramos, apertura sulla destra alla quale risponde Morena,
lancio in profondità, attenzione, l'uscita valanga di Luciani che si scontra con il numero 4 Diogo e Barbaresco accorda il calcio di rigore. Rivediamo l'azione, era in leggero ritardo, in effetti Luciani ha fatto ponte su Diogo, calcio di rigore per il Peñarol proprio allo scadere del primo tempo. Episodio, se vogliamo, anche sfortunato questo di Luciani, che era uscito scattando, lo vedete sconsolato il portiere del Milan, per evitare che l'avversario Diogo potesse collocare la palla a bersaglio. È in corso nel fallo, nell'ostruzione, che Barbaresco, applicando alla lettera il regolamento, ha punito con il calcio di rigore che sta per essere battuto dal numero 9 Morena, 45esimo, anzi quasi 46esimo, Morena contro Luciani. 0-0 finora fra Milan e Peñarol, sibili del pubblico. Il tiro di Morena, 1-0 per il Peñarol. Ha fintato e poi di sinistro ha spedito la palla su Luciani sbilanciato. In vantaggio il Peñarol proprio allo scadere del primo tempo, con un calcio di rigore che rivediamo tramutato dal centroattacco Morena. Vedete Icardi da una parte e il pallone dall'altra. Luciani da una parte, scusate, il pallone dall'altra. Da altra angolazione il tiro dagli 11 metri di Morena. Peñarol 1, Milan 0. Si riprende ed è Verza che imposta per il Milan. Milan sfortunato, che non meritava per la verità la punizione di questo gol realizzato dagli uruguaiani. Beneficiano i rossoneri di un calcio di punizione. Tutti in avanti, Canuti apre per Damiani, Damiani ha molti avversari intorno a sé, quindi dà l'indietro a Devani. Mentre l'azione si sviluppa, l'arbitro discuteva ancora con i giocatori, centro di Damiani, intervento di Oliveira, ostacolato da Jordan, palla ancora a Damiani, cross di Damiani, uscita a pugni di Fernandez, intervento d'anticipo però fallito di Canuti che commette anche fallo, gioco pericoloso e calcio di punizione intanto a favore del Peñarol. Sono 46 ormai minuti di gara in questo primo tempo. Il rigore con il quale Morena ha portato in vantaggio il Peñarol è stato realizzato al 44esimo minuto. In questo istante vi è il segnale di chiusura dell'arbitro Barbaresco e il Milan, dopo aver ripetutamente sfiorato il gol del vantaggio con Pasinato all'11esimo, al 19esimo con Jordan, al 22esimo con Jordan e Verza, al 35esimo ancora con Appasinato, va al riposo in ritardo di un gol, ripetiamo, realizzato su calcio di rigore per fallo di Luciani su Diogo dal centroattacco Moreno. Quindi dopo i primi 45 minuti Peñarol 1 Milan 0. Dopo un primo tempo complessivamente di marca rossonera, ma terminato con il Peñarol in vantaggio per 1-0, rete su calcio di rigore al 44esimo minuto, rigore trasformato da Morena per fallo di Luciani su Diogo, siamo nell'imminenza del secondo tempo, per il quale riteniamo che Ilario Castagnier, allenatore dei rossoneri, apporterà delle modifiche alla formazione della sua squadra, inserendo verosimilmente quella Serena che abbiamo visto sgambettare nell'intervallo. Eccoci intanto con le immagini in fase di registrazione al 22esimo minuto del primo tempo, quando il Milan, da prima con Jordan e poi con Verza, ha fallito una favorevolissima occasione da rete. Vedete lo scoramento di Jordan, che avrebbe avuto la possibilità di tirare, ma poi Verza è giunto un istante in ritardo su quel pallone. Episodio che rivediamo ora da altra angolazione. Ecco Jordan alle prese con Oliveira. Forse era un tentativo di tiro il suo, sul quale Verza si proietta peraltro vanamente. Ora passiamo, e siamo sempre in registrazione, al 44esimo minuto, il fallo di Luciani su Diogo. Barbaresco, con estrema correttezza, con rispetto del regolamento, ha accordato il calcio di rigore agli uruguaiani, calcio di rigore che Morena tramuta battendo Luciani e portando il Peñarol in vantaggio. Non meritava il Milan di chiudere, e rivediamo intanto il bel tiro piazzato con finta di Morena, di chiudere questo primo tempo in svantaggio, perché
la mole di gioco offensivo dei rossoneri è stata nettamente superiore a quella degli uruguaiani. Da altra angolazione ancora il rigore di Morena. Ed ora con le immagini siamo nel vivo della partita, è iniziato da pochi secondi il secondo tempo. Osserviamo gli schieramenti, nessuna comunicazione dall'altoparlante fino a questo momento per quanto concerne rettifica le formazioni. Avanza il Milan con Canuti che porge la palla sulla sinistra a Devani. Non c'è più Jordan e al suo posto è entrato Serena, come del resto avevamo anticipato. Serena, giocatore assaiabile nel gioco aereo, nei colpi di testa. Castagnere si augura evidentemente che abbia migliore fortuna e tragga maggior profitto dalla sua azione di quanto abbia fatto Jordan nel corso dei primi 45 minuti. Il Milan si avvicina all'area di rigore avversaria, ecco infatti il primo tentativo di testa di Serena, con palla però soltanto smucciata che termina lontano. Serena, numero 11, giocatore 23enne, passato dall'Inter al Milan, ma ha già il biglietto di ritorno, per così dire, all'Inter. Il rinvio di Gutierrez per il Peñarolla e questo colpo di testa con palla scagliata in avanti è stato di Canuti. L'arbitro intanto ha accordato un calcio di punizione al Milan, completamente insediato per fallo di Oliveira, completamente insediato il Milan nella metà campo avversaria. Si gioca da un paio di minuti, questo tiro raggiunge sulla destra Tassotti che ha le prese con Ramos. Ancora Tassotti, poi Baresi, il lancio in avanti per Cuoghi, non gli riesce il dribbling, è uscito bene Gutierrez, la palla è ora del lungo Falero, tunnel ai danni di Cuoghi, rimedia comunque Tassotti, bello il traversone destinato a Damiani, ma vi è la deviazione volante con palla in calcio d'angolo del numero 2, il libero Oliveira. E siamo al quinto corner per il Milan, il primo del secondo tempo, contro un calcio d'angolo finora battuto dal Peñarolla. Dalla bandierina sta per battere Pasinato, numero 4. Traversone basso, la palla che sfugge a Damiani. E poi un bel tiro da lontano di Evani, tiro incrociato forte del numero 3 del Milan, con palla però alta sulla congiunzione di legni alla sinistra di Fernandes. Rivediamo il tutto, il calcio d'angolo di Pasinato, la palla radente che sfugge a Damiani, termina fuori area, Serena la lascia a Devani e il tiro di Evani, come rivediamo, è di poco alto. Riprende il gioco dall'area di porta del Peñarol con il rinvio eseguito dallo stopper Gutierrez. Il pallone nella zona di Morena e di Canuti, alla meglio di testa lo stopper, tenta di mantenere la palla in campo Pasinato e è caricato irregolarmente da Morales. Calcio di punizione per il Milan con il tocco di Pasinato a Tassotti e di questi a Franco Baresi. Avanza Baresi, l'apertura è per Evani. Brillantissimo lungo tutto l'arco dei primi 45 minuti, ha servito Cuoghi, chiede ancora la palla che viene destinata invece a Damiani, si impegna come suo costume Damiani, serve Pasinato che presidia la fascia destra dello schieramento rossonero. Evani, Baresi, tenta lo sfondamento Baresi, il cross deviato di Icardi e la palla che termina nuovamente in corner. Milan aggressivo e promettente pertanto anche in questa fase di avvio del secondo tempo. Siamo al sesto corner in favore dei rossoneri, vedete l'autore Baresi, avete visto il capitano, ma il tiro è stato di Icardi, calcio d'angolo battuto, Icardi per Evani, parte il cross, rinvio di Gutierrez, poi di Saraleghi, palla che si impenna. La controlla bene Verza, lancio in avanti, è scattato in netta posizione di offside Damiani. Punizione per il Peñarolla, la palla è fra le mani del numero 3 che è Gutierrez, giocatore giovanissimo di appena 22 anni, mentre il giocatore che batte ora all'indietro è il capitano Oliveira, già trentenne. Ancora Gutierrez,
Il pubblico non gradisce queste azioni di rallentamento, ecco ancora Gutierrez che dà a Fernandez, e dagli spalti è una pioggia di fischi per questo gioco rallentato, ritardatore degli uruguayani, i quali sembrano intenzionati, ma ci sembra un po' presto, a voler amministrare il gol di vantaggio che hanno ottenuto al 44esimo su rigore con Morena. È in azione Silva, lo ferma Evani, abilissimo anche nei tackle Evani, oltre ad essere un ottimo rifinitore. Nell'immagine Icardi, avanza il Peñarol, spezza l'azione Cuoghi, poi Baresi apre sulla destra dove va in avanti Tassotti, apertura destinata a Damiani, ha intercettato però Morales che dialoga ora con Falero. Lungo lancio di Falero, ma c'è un'esitazione di Canuti che libera Silva, il cross di Silva per Morena e il tocco all'indietro di Tassotti. Si è concesso in retrovia qualche licenza in questa fase il Milan, con una situazione che poteva anche diventare pericolosissima. Trascorsi nel secondo tempo 5 minuti, ecco avanzare Franco Baresi, sempre il Peñarol in vantaggio per 1-0, scatto di Damiani ma è in ritardo su Fernandez che è comunque costretto a un'uscita a valanga prima di servire la palla a Bossio numero 5, da questi a Ramos numero 11. Raccoglie al centro Falero, apertura sulla destra per Diogo, il giocatore sul quale, lo ricordiamo, al penultimo minuto del primo tempo ha commesso il fallo Nuciari che ha consentito al Peñarol di andare in vantaggio. Canuti, ecco un lancio per Cuoghi, c'è spazio di manovra per i centrocampisti del Milan. Damiani, Pasinato, avanza Pasinato, osserva la posizione dei colleghi, va verso il fondo, dovrebbe attraversare, ecco il cross a deviazione di Morales, il nuovo calcio d'angolo per il Milan. È il settimo corner per la formazione rossonera, siamo ormai quasi al settimo minuto di questo secondo tempo, sempre 1-0 per il Peñarolla. Dalla bandierina sta per battere Pasinato, mentre in prossimità del palo vedete Morales. Il tiro di Pasinato, ha tentato l'intercezione Canuti, non è riuscito, ha rinviato Ramos, ha raccolto Tassotti ma il lancio è sbagliato, nulla di fatto e palla che rotola tristemente oltre la linea di fondo. Il rinvio è del solito Gutierrez dopo che Fernandez ha collocato la sfera a terra. Si delineano intanto le marcature che sono diligenti ma diremmo non ossessive, un colpo di testa di Canuti, poi la deviazione di Serena, la palla Morales. L'azione staziona a metà campo dove vi è un affollamento di giocatori, controllo di Cuoghi che fatica però a recuperare la palla, vi riesce però pervicacemente dando a Devani che tocca bene all'indietro a Icardi e questi smista nuovamente a Devani, giocatore mobilissimo, veloce. Franco Baresi, Pasinato, avanza Pasinato, è in agguato Serena, il cross è indirizzato a lui ma ha intercettato Oliveira, poi ancora Baresi, generosissimo come sempre, avanza Baresi, si trasforma in costruttore, perde la palla su Falero, poi interviene Ramos numero 11, ancora Ramos, il lancio in avanti è sbagliato, la palla al lato, la rimessa in gioco sarà del Milan e i minuti di gara in questo secondo tempo sono 8, situazione immutata, Milan 0, Peñarol 1. La rimessa con palla da Tassotti a Verza, l'apertura in avanti dove raccoglie Evani, punta verso l'area Evani, il traversone, la palla non giunge a Serena per una deviazione, la recupera per gli uruguayani Falero, non gli riesce il dribbling su Damiani, cross di Damiani, un po' lungo per Serena, le prese con Diogo, appoggia in avanti Diogo per Saraleghi, poi interviene Cuoghi, rimpallo, palla al lato, la rimessa sarà del Peñarol. Anzi, vi è un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore, evidentemente perché un milanista, anzi era fuori gioco, un milanista si trovava in posizione irregolare ed ecco il pallone che è stato consegnato, era Serena per la precisione, al portiere Fernandez per il rinvio. Rinvio lungo che sfugge a tutti,
In direzione della palla va anche Pasinato, esce dal limite della rigore Nucciari e serve appunto Pasinato. Verza, poi Baresi. Palla portata avanti da Franco Baresi, scivola, si rimette in piedi ma sbaglia il passaggio, rinvio di Gutierrez verso Falero, poi Silva, intercetta l'onnipresente Baresi, tocca a Verza, dribbling a ritroso però del numero 10, palla per Pasinato che evita Silva, evita anche Morena, serve Icardi. Lascia la prosecuzione dell'azione a Cuoghi, apertura, scatto di Damiani, velocissimo ancora Damiani, sorretto dal gran vociare del pubblico, effettua questo cross, cerca Serena, palla all'indietro, tiro di Evani, ha respinto Saraleghi, insiste il Milan, tutto proiettato in avanti e tiro al volo di sinistro di Cuoghi, dopo il controllo di destro scrosciano gli applausi e sono applausi ben meritati a questo Milan che si batte con molto coraggio per recuperare il gol realizzato dal Peñarol su rigore al 44esimo del primo tempo. Siamo ora all'11esimo della ripresa. Primo piano di Oliveira. Ora è Gutierrez, il numero 3, lo stopper, che come al solito è incaricato del rinvio. Il lungo lancio alla meglio Canuti su Morena. Poi vi è un duello che impegna Cuoghi e Falero. Si sono delineate così le marcature, una di queste, vedete Falero, numero 10, che deve ricorrere al proprio massaggiatore, giocatore di 26 anni questo centrocampista del Peñarol, che zoppica, claudica leggermente, è stato colpito alla gamba destra. La rimessa viene effettuata da Morale su Silva, che è stato anticipato da Tassotti. E intanto l'arbitro ordina l'immediata ripresa del gioco, la palla è già pervenuta a Franco Baresi. Serena, ancora Baresi. Sono marcate le punte del Milan, perfetto il lancio su Damiani, converge Damiani, centro, Serena a tuffo. Splendido gesto tecnico quello di Serena, numero 15, è entrato nella ripresa al posto di Jordan, si è buttato, gettato letteralmente sul cross teso di Damiani. Rivediamo la fase di gioco, molto spettacolare, ma ha fallito il bersaglio. 13esimo minuto del secondo tempo. Riprende il gioco, la palla è già a metà campo e su Falero, che è ostacolato irregolarmente con carica da tergo da Verza. Esatta valutazione del signor Barbarisco che accorda il calcio di punizione al Peñarol. Sta per batterlo Gutierrez. Anzi, Gutierrez cede l'incarico, no, ha fintato il tiro Morena, poi in effetti è Gutierrez, numero 3, che batte questa punizione. Traiettoria molto lunga, area di rigore, rinvio di Tassotti e tiro al volo sbagliatissimo del numero 10 Falero al 14esimo minuto. Mentre vediamo Falero, il pallone è scomparso fra il pubblico della gradinata che sta alle spalle della porta di Nucciari. Pallone finalmente riconsegnato per il gioco, rinvio avvenuto e avanzata di Franco Baresi. Il tocco in avanti è intercettato da Gutierrez che ha servito Falero. Morales, Silva, sul quale è entrato in tackle, scivolato Tassotti, la rimessa in gioco è uruguaiana. Morales in avanti per Silva. Fallo di Tassotti su Silva e calcio di punizione a favore del Peñarol. Squadra certamente elegante, è rimasto intanto a terra Silva, giocatore 24enne, deve accorrere il massaggiatore, è rimasto a terra dopo il contrasto con Tassotti, fallo evidente in vero, quello del numero 2 dei rossoneri. Questo Peñarol sta mostrando la tradizionale eleganza delle formazioni sudamericane, ma non sempre è convincente nel suo gioco offensivo, infarcito di numerosi passaggi, con penetrazione fino a questo momento relativa, tant'è che il Peñarol per andare in vantaggio ha avuto bisogno di un calcio di rigore. Il Milan sta praticando un calcio più ficcante e vivace,
ma che non è stato per il momento appagante, perché le numerose occasioni costruite dai rossoneri nei primi 45 minuti e quella che abbiamo testé visto di Serena sul cross di Damiani non hanno ottenuto lo scopo del gol. Rossoneri comunque sempre generosamente in avanti, palla a Damiani, fermato però dall'intervento di Bossio. Poi vi lancio l'apertura molto precisa di Falero per Morena, tiro di Morena ribattuto da Franco Baresi, che era rimasto l'ultimo ostacolo per il centroattacco del Peñarol davanti a Nuciari. Riceve Verza, lancio lungo e preciso di Verza messo a terra con un bel aggancio da Tassotti. Pallone offerto per la prosecuzione a Cuoghi. Prosegue l'azione del Milan, la palla è sui piedi di Evani che pesca libero al centro Icardi. Da Icardi ancora ad Evani. Evani ha davanti a sé Diogo. Concluderà verosimilmente con un traversone. No, preferisce dare ad Icardi. Ancora Evani, molto laboriosa questa manovra di avvicinamento dei rossoneri. Ora ci prova Verza. Ben coordinato, tiro saettante, bellissimo di Verza e deviazione di Fernandez. Primo piano doveroso della nostra regia a Verza, che ha esploso il più bel tiro della partita fino a questo momento. Lo rivediamo, ben coordinato, prende la dovuta rincorsa, parte un destro violentissimo che sfugge alla presa di Fernandez. Episodio verificatosi al 17esimo. E intanto gli animi si surriscaldano, rivediamo da altra angolazione la parata di Fernandez, vediamo un capannello, una riunione di giocatori delle due formazioni nei dintorni dell'arbitro Barbaresco, che ha già accordato un calcio di punizione al Milan. Situazione verificatasi nell'azione immediatamente successiva a quella del tiro di Verza, dopo il calcio d'angolo battuto dai rossoneri. Beneficia ora il Milan di un calcio di punizione, siamo al 17esimo, punteggio Milan 0, Peñarol 1. Vedete discutere ancora lungamente con il signor Barbaresco il piccolo numero 11 Ramos, che è stato, viene anzi ammonito in questo momento. Vi è stato un cartoncino giallo, non siamo riusciti a distinguere bene se per Ramos oppure per Silva, comunque un ammonimento al 17esimo minuto, quasi 18esimo della ripresa, mentre il Milan si accinge a battere un calcio di punizione. In prossimità della palla c'è Verza, ma vediamo in agguato anche Pasinato. Verza dovrebbe toccare a Pasinato. Ecco fatto il tiro di Pasinato, deviato, la palla giunge con un rimbalzo perfido ma con traiettoria molto centrale al portiere Fernandez, che non se la lascia sfuggire. Tiro di Pasinato ora inquadrato al 18esimo minuto. Sempre il Peñarol a condurre per una rete a zero. Evani in azione. Ecco il lancio in avanti. L'appoggio per Pasinato, che ha ricevuto da Verza. Bello lo scambio con Damiani, Pasinato tira fuori. Molto bella questa azione del Milan, che meritava miglior fortuna. Lo scambio rapidissimo fra Damiani e Pasinato e il tiro di poco a lato, inquadrato Pasinato. Rivediamola, vedete Pasinato, Damiani, Pasinato e il tiro fuori per la verità di un metro e mezzo. Comunque l'azione è stata molto bella, rapida e ficcante. Intanto vi è un giocatore del Milan pronto a subentrare, dovrebbe trattarsi di Incocciati. La palla è di Saraleghi, tentativo di Evani, scatto in avanti di Ramos, azione di alleggerimento del Peñarol, Ramos ancora sulla sfera, tocco al centro per Silva, è entrato Tassotti, poi la palla viene inseguita da Evani, disimpegno riuscito del Milan, in azione Evani. Morena le prese con Pasinato, appoggia per Silva, sul quale è intervenuto scivolando Tassotti, poi Pasinato che commette fallo, stende letteralmente Silva nell'impeto, nella foga dell'azione, e viene anche egli ammonito dal signor Barbaresco.
dopo l'ammonimento di Silva o di Ramos per il Peñarol. Vi è quello al 20° minuto di Pasinato per il fallo in vero marchiano, al quale possiamo nuovamente assistere. Comunque il fallo dettato dalla foga, dall'impeto del gioco e non da mera cattiveria. E ancora a terra frattanto il giocatore del Peñarol. La partita procede a sprazzi, vi sono delle fasi un po' lente, ma vi sono anche degli improvvisi guizzi, soprattutto da parte del Milan. Ecco intanto che avanza Evani dopo il calcio di punizione che è stato concesso al Milan. La palla è di Icardi. Il tocco al centro per Cuoghi. Tenta di liberarsi al tiro e non vi riesce. È intervenuto Bossio, poi Saraleghi. Lancio in profondità, frattanto da qualche minuto, da parecchi minuti anzi, e ora siamo al 21°, si ha l'impressione che il Peñarol rinserri, rinforzi il proprio dispositivo difensivo, quasi a voler amministrare quel gol di vantaggio che ha ottenuto, come sapete, sul calcio di rigore al 44° del primo tempo. Tutto ciò facilita il portarsi in avanti dei rossoneri, ma li espone anche ai pericoli del contropiede. Tocco di Tassotti per Canuti, sul quale va Ramos, servito Icardi, appoggio a sinistra per Evani, ancora Icardi. Si sviluppa bene questa manovra della squadra di Castagnera. Tentativo di centro di Icardi, poi Evani, tenta di testa Damiani ma sfiora soltanto la palla che perviene infine nel settore sinistro a Silva. Intervento in anticipo di Baresi su Falero e palla avversa. Appoggio per Evani, il cross che viene ribattuto da Bossio, poi l'apertura per Canuti che si improvvisa estrema sinistra, palla che corre sulla linea, cross intercettato, respinto, palla controllata da Diogo, smistamento in avanti a Ramos sul quale va, si sposta a Canuti, insiste nel dribbling, da Bossio fermato da Cuoghi, palla a Serena sul quale commette fallo Oliveira. E vi è un calcio di punizione in favore del Milan, mentre viene ammonito anche Oliveira. È il terzo ammonimento della partita. Severità puntuale e doverosa degli arbitri. Al 23°, e questo è il terzo cartoncino giallo che estrae il signor Barbaresco per Oliveira. Cross dalla sinistra, palla in rigore con la linea di uomini. Serena ha tentato il tiro, non vi è riuscito, la palla è schizzata fuori area, allora la porta in avanti Silva in lotta con Tassotti. Intervento di Cuoghi, palla al lato, ma la rimessa del Peñarol, se ne incarica Falero. E intanto il Milan procede a una sostituzione, entra Incocciati al posto di Cuoghi. Incocciati, che vedrete, lo vedete anzi, il giovane Incocciati, maglia numero 16 al posto di Cuoghi. E siamo al 23° minuto del secondo tempo, punteggio Milan 0, Peñarol 1. Avanza il Peñarol e Diogo sulla palla, poi Ramos, Bossio, ancora Ramos. È un gran macinatore di palloni questo Ramos, che è stato fermato però da Pasinato. Poi è intervenuto Verza, anticipato da Morales, scontro con Serena, avanza Morales, tocco laterale per Silva e apertura per Diogo. Diogo è il numero 4 che dà ancora a Silva, riceve all'indietro Saraleghi, ancora Diogo, Saraleghi. Ecco il tocchettare continuo degli uruguaiani che consente comunque loro di monopolizzare la palla. Diogo, Morales, la respinta di Icardi, la palla verso Incocciati, ancora gli uruguaiani, Morena che è stato servito da Saraleghi, il cross di Morena, la respinta di Icardi e il pallone finalmente allontanato da Verza e servito in avanti a Serena, a Incocciati anzi. Va via bene Incocciati, dribbling, messo a terra dall'intervento decisamente falloso
di Saraleghi, fallo di Saraleghi su Incocciati, è il 25esimo minuto del secondo tempo. Calcio di punizione ancora in favore del Milan, già battuto, la palla che va da Canuti a Baresi, da questi a Incocciati. Il lancio di Incocciati, la respinta di Gutierrez, ancora Incocciati, rimpallo a lui sfavorevole. Morena, apertura per Silva, sul quale deve accorrere velocemente Evani, lottano i due, la palla termina al lato. La rimessa è milanista, Evani, Franco Baresi. Baresi ancora, il Milan si dispone per la manovra di aggiramento, ancora Baresi, che gli ha toccato moltissimi palloni, l'apertura è molto precisa per Damiani, dribble di Damiani, va avanti Damiani, insiste, tiro cross, deviazione di Gutierrez e nuovo calcio d'angolo fra gli applausi in favore del Milan, è l'ottavo contro un solo corner finora battuto dal Peñarol. 26esimo minuto, dalla bandierina Pasinato, mentre vedete Damiani, l'autore del precedente ficcante spunto. Palla persa dai rossoneri. E fallo di Serena che procura al Peñarol un calcio di punizione dalla propria area di rigore, inquadrato il portiere Fernandez, 31enne. Lo scambio di palla sulla punizione è avvenuto con lo stopper Gutierrez, tarda Fernandez a rinviare, è intervenuto a disturbarlo Serena e l'arbitro accorda il calcio di punizione al Peñarol. Tutto ciò a svantaggio del Milan perché si perde del tempo e stiamo entrando ormai quasi nella fase finale della partita, siamo in effetti al 27esimo minuto del secondo tempo con il Peñarol sempre in vantaggio per 1-0 e il Milan che si ripropone in avanti con questo passaggio di Franco Baresi a Pasinato. Ancora Baresi, difesa in linea degli uruguayani e pertanto vi è il pericolo del fuorigioco per le punte rossonere. Pasinato a Damiani, va via in dribbling Damiani ma insiste troppo, cerca almeno di conquistare il calcio d'angolo ma finisce soltanto per perdere la palla e forse per commettere fallo su Gutierrez. Il rinvio comunque avviene dal vertice dell'area di porta e il solito incaricato al tiro è il numero 3, lo stopper Gutierrez. Pallone lungo verso Morena e Canuti, alla meglio come quasi sempre di testa Canuti, palla per Pasinato, la deviazione di Morales, la rimessa in gioco del Milan. Pasinato, Tassotti, Baresi, appoggio per Icardi, accelera l'azione Icardi e smista secondo uno schema che è stato ripetuto parecchie volte ad Evani, dialogo fra i due. Evani ancora, parte un bel cross liftato, testa di Serena, bellissimo lo stacco di Serena ma la traiettoria è alta. Conquista comunque il Milan un calcio d'angolo perché evidentemente il tentativo di testa di Serena è stato deviato da un difensore del Peñarol, ci pare Gutierrez. Nono calcio d'angolo, ancora un tentativo di Serena che era ostacolato nella circostanza dal libero Oliveira, mal coordinato, Serena, numero 15 che vediamo sullo sfondo di questa inquadratura, non ha potuto far altro che scagliare la palla al lato. Ennesima rimessa di Gutierrez, anche nel secondo tempo pressione quasi costante del Milan che però non riesce a trovare il risultato del gol. Evani, ecco Incocciati, il cross, Serena di testa ancora, si esibisce in un altro spettacolare stacco ma la palla al lato. Nell'immagine Serena e poi avete visto, vi è uscito poco fa da questa inquadratura, Damiani. Ancora Gutierrez a rinviare dal fondo, un pallone che termina nella zona di Baresi, manca l'intervento di testa del capitano, la palla è comunque di Tassotti. Sta per scoccare la mezz'ora nel corso del secondo tempo.
e il Milan ha sempre un gol da recuperare, quello che su rigore Morena ha realizzato al 44esimo del primo tempo. Si muove all'attacco Incocciati, poi Evani, c'è libero al centro Appasinato, logico che riceva la palla, l'appoggio è per Canuti, il passaggio laterale per Franco Baresi, il lancio in avanti, controlla Verza, tocca per Baresi, ha rinviato Bossio, la palla è di Ramos, il passaggio per Falero, interviene Baresi e commette fallo, calcio di punizione giustamente accordato da Barbaresco al Peñarol. Ecco Falero, poi Morales. Il Peñarol evidentemente vuole concludere vittoriosamente questo confronto per ottenere così la rivincita sul confronto di due anni fa, quando, come abbiamo ricordato in apertura di questa telecronaca, proprio nel quadro della prima edizione del Mondialito, il Milan ebbe la meglio sul Peñarol per 1-0. Punteggio che fino a questo momento si è rovesciato perché sono gli uruguayani in vantaggio di una lunghezza. Ma seguiamo il gioco con il passaggio di Evani a Incocciati. Riceve Serena, controllato da Diogo. Intervento falloso del terzino uruguayano e calcio di punizione in favore del Milan. Punizione battuta da Evani, la respinta di Bossio, pallone controllato da Morena, lunghissima apertura che fa viaggiare Ramos, bella la rovesciata effettuata da Pasinato che poi riceve la palla da Varesi e avanza. Ha ricevuto il pallone ancora Baresi da Pasinato. Pasinato ha davanti a sé Falero, tenta di scavalcarlo, dà al centro a Incocciati, Baresi, ancora Baresi, dribbling vincente, due avversari eliminati e quindi appoggio preciso a Serena, spostato nell'occasione a destra, cerca di incunearsi, a terra ma non c'è fallo, rinvio di Bossio, cerca di avanzare Morena sul quale commette fallo Canuti, anzi Verza, calcio di punizione per il Milan. Punizione battuta però irregolarmente perché Verza era lì a un metro dall'avversario che calciava. Pubblico che si spazientisce mentre il Peñarol procede a una sostituzione. Sta per uscire il numero 7 Silva ed entra con il numero 16 Ticao, Sabino. Però l'operazione non è ancora avvenuta, ecco che finalmente vi è l'accordo fra i guardialine e l'arbitro, entra con il numero 16 Sabino al posto di Silva. No, anzi è Ticao, la sovraimpressione è da correggere, si tratta di Ticao, come noi abbiamo detto in un primo tempo, che va a rimpiazzare il numero 7 Silva. Episodio che si verifica al 33esimo minuto di questo secondo tempo, con il Peñarol sempre in vantaggio per 1-0 e con il Milan ora in retrovia con questo passaggio sbagliato di Verza che però non viene sfruttato da Ramos. Verza può recuperare e affidare palla ed azione a Tassotti che lancia in avanti per Damiani sul quale va Bossio, poi è intervenuto Serena, ha smistato all'indietro a Pasinato, persa la palla su Ramos, Morales, Ramos, è intervenuto poi Serena, quindi Falero che smista a Morales, molto bello il controllo della palla sul filo del fallo laterale, vi è un fallo di Incocciati su Ramos, calcio di punizione, è rimasto a terra intanto il numero 6 Morales e i minuti trascorrono, siamo quasi al 34esimo di questo secondo tempo, punteggio che ripetiamo Peñarol 1 Milan 0. Poco fa, ripetiamo, Silva ha lasciato il campo ed è stato rimpiazzato dal numero 16 Ticao. La punizione viene battuta ora dal numero 10 Falero. Palla che spiove al limite della rigore dove tenta il colpo di testa Evani. Groviglio di uomini, Ramos fermato da Baresi, poi un tentativo di Saraleghi. La palla a Verza, giocatori che paiono un po' affaticati in questo finale di partita.
qualcuno comincia a perdere un po' la lucidità, la visione del gioco. Canuti, avanza il Milan. Baresi, ennesima incursione offensiva del libero, che cerca di dialogare con Pasinato. Questi dà la palla al centro per Canuti, tutti in avanti, anche i difensori, ma il passaggio di Canuti è sbagliato. Vi è stata la respinta di Morales, che poi perde palla su Franco Baresi. Spunto imperioso di Baresi, messo a terra da Bossio, e calcio di punizione in favore del Milan a 10 minuti dal segnale di chiusura. Punizione battuta con fretta, l'arbitro non aveva ancora dato il via al gioco e verrà pertanto ripetuta, a tutto vantaggio del Milan ovviamente in questo caso. Regolamento comunque applicato dal signor Barbaresco. Vedete Fernandez intanto che organizza la barriera. Siamo quasi al 36esimo. Parecchi giocatori rossoneri sono in prossimità della palla. Il numero 16 è Incocciati, che nel secondo tempo è entrato al posto di Cuoghi. C'è Tassotti che cerca di inserirsi nel muro degli uruguaiani. I rossoneri pretendono giustamente il rispetto della distanza regolamentare, perché il muro è molto più vicino dei 9 metri previsti dal regolamento appunto. L'arbitro Barbaresco invita i giocatori del Peñarol ad arretrare e intanto la palla è di Incocciati, c'è in agguato Evani, più indietro c'è Pasinato e viene ammonito. Viene ammonito Ramos e questo è il quarto ammonimento della partita. Tre giocatori del Peñarol, due del Milan, uno del Milan. Non ci si decide a continuare, gli uruguaiani non rispettano la distanza che il regolamento impone e vedete che Barbaresco si prodiga per ottenere che la regolarità venga finalmente ristabilita. Punizione per il Milan, siamo al 38esimo minuto. Peñarol in vantaggio per 1-0. Il pubblico sostiene a gran voce, come sentirete, i rossoneri e disapprova il comportamento degli uruguaiani. Tiro di Evani che si infrange intanto nel muro, poi Tassotti in un nugolo di avversari ha commesso fallo. Nulla di fatto per il Milan dunque, la partita procede con il calcio di punizione del quale beneficia il Peñarol. Clima autentico da campionato quello di questi ultimi minuti di gioco. Ci si batte per il risultato e non soltanto per lo spettacolo. Segno evidente che tutte le squadre rispettano, vogliono onorare il compito che loro spetta in questa seconda edizione del Mondialito. Ora vediamo un tentativo di Ramos che è stato ostacolato a Tassotti, gli ha tolto la palla, tutto regolare, dice l'arbitro, e Baresi serve in avanti Pasinato. Avanza Pasinato, lo ferma Bossio, servendo Ramos, la palla che perviene a Morena. Avanza Morena, lancio in avanti deviato, ferma Icardi, pallone schizzato a Tassotti e servito all'indietro a Nuciari. Al nostro cronometro è il 38esimo minuto del secondo tempo, il Milan ha sempre un gol da recuperare, se vuole aprire, iniziare con un risultato positivo questa sua partecipazione al Mondialito. Il lancio in avanti di Canuti è per Serena, poi questa apertura di Evani per Pasinato, ma ha intercettato l'anticipo molto bene Morales che ha servito Ramos. Fermato Ramos da Baresi, ottima la partita di Baresi, lunga apertura, sbandieramento del guardialine che ha ritenuto in posizione di fuorigioco il giocatore del Milan che si era proiettato su questo pallone. Disapprovazione del pubblico, ma gioco fermo e punizione già battuta dal Peñarol. Falero ha toccato a Fernandez, questo lancio lunghissimo dove c'è Icardi che colpisce di testa, poi Verza che ha messo a sinistra, la respinta di Diogo, il pallone controllato da Saraleghi, intervento di Evani, pallone che è terminato al lato, la rimessa in gioco dovrebbe essere del Milan, anzi c'è un calcio di punizione con palla che viene spedita subito al centro a Franco Baresi. Avanza Baresi, apre sulla sinistra dove è scattato ma non ha raggiunto il pallone,
Verza. E la rimessa è dei sudamericani. Mentre i minuti trascorrono implacabilmente, siamo giunti al 40esimo. Sempre il Peñarol in vantaggio per 1-0. Lungo lancio sul quale interviene Baresi, fatica però a controllare il pallone, lancio su Ramos, liberissimo in area di rigore, ma colpisce la palla col petto, non la controlla e Nuciari attentissimo esce a branca e rinvia. Milan nuovamente in avanti con Incocciati, lancio su Serena, pallone un po' lungo, facilitato il compito di Oliveira che comunque ha un bellissimo tocco per il portiere Fernandez. Vedete, la conferma è il 40esimo, 5 minuti al segnale di chiusura e uruguaiani sempre a condurre per 1-0, intervento di Canuti, palla che va da Pasinato verso Verza, poi ecco Damiani in azione, dribbling di Damiani, ha eliminato Falero ma viene fermato da Morales, servito Ramos, fronteggiato da Incocciati, si libera allora della palla su Morena, questi ha servito il centrocampista Bossio, numero 5, ancora Ramos, si muovono molto Ramos, Morena, che erano considerati punte o mezze punte della formazione uruguaiana, ma in effetti presidiano molto la zona di centrocampo e in questo finale di partita il Peñarol sembra intenzionato più che altro a mantenere il pallone per impedire al Milan di rientrarne in possesso e farsi pericoloso con puntate verso Fernandez, che sono state peraltro frequentissime nel primo tempo e non sono mancate anche nella ripresa. Avanza nuovamente il Milan e la palla è di Tassotti, il lancio in avanti verso Damiani, rinvio di Gutierrez verso Ramos, intercettato dallo scattante Baresi che ha servito Pasinato, cross di Pasinato, rinvio di Oliveira, palla ancora giocabile ma vi è un fallo commesso da Serena su Oliveira e vi è perciò giustamente il calcio di punizione a favore del Peñarol. Al nostro cronometro mancano 3 minuti al termine della partita, forse si recupererà qualcosa, punizione intanto battuta dal Peñarol con scambio di palla fra il portiere Fernandez che ora rinvia e lo stopper Gutierrez. Baresi, ecco Icardi, Incocciati, appoggio a sinistra per Evani, ancora Incocciati, cerca di liberarsi di Bossio, tiro cross da lontano che avesse avuto altra direzione, cioè fosse stato più centrale, poteva anche beffare il portiere Fernandez. Stiamo assistendo a uno degli ultimi rinvii dall'area di porta del Peñarol, il solito Gutierrez. Il colpo di testa è di Canuti per Evani, un po' calato nel secondo tempo, comunque giocatore sempre utilissimo nella manovra dei rossoneri, lancio su Serena, colpo di testa di Morales, sopraggiunge dalle retrovie Tassotti, controlla la palla e quindi la spedisce al centro dove c'è Franco Baresi che evita l'attacco di Ramos restituendola a Tassotti, sul quale è entrato il numero 16 Ticao provocando fallo laterale, rimessa a Tassotti, Baresi. Apertura di Baresi molto precisa per Evani che ha davanti a sé Diogo, serve allora Icardi, in avanti Icardi per Damiani che è stato anticipato da Oliveira, tentativo di Baresi, c'è anche una deviazione, si precipita Fernandez per evitare il calcio d'angolo, difficile stabilire se c'è riuscito, ci pare di sì perché la partita riprenderà e siamo ormai agli sgoccioli con una rimessa in gioco in favore del Milan effettuata da Evani con lancio all'indietro su Franco Baresi, lancio di Baresi a cercare Serena, ecco che ha mancato l'attimo fuggente per il controllo Verza, rinvio di Falero, colpo di testa di Pasinato, Tassotti, si batte ancora energicamente il Milan in queste ultimissime battute, tutti in avanti i rossoneri, ecco il capitano Baresi, Damiani ancora verso Baresi, deviazione a sinistra, manca l'aggancio al volo Serena ma per la verità era in posizione di fuorigioco già sbandierata dal guardialine, primo piano del numero 15 Serena e dietro di lui c'è Oliveira.
Punizione in favore del Peñarol. Dopo la sconfitta di misura dell'Inter subita dai brasiliani del Flamengo, ormai mancano pochissimi istanti, probabilmente anche l'altra milanese dovrà uscire dal campo battuta. E intanto ci viene comunicata la cifra ufficiale dei presenti, dei paganti, che sono 40.000 per 250 milioni di incasso. Il pubblico milanese insomma ha risposto all'invito del mundialito di Canale 5. Morales in azione, il lancio in avanti per lo scatto di Ticao, il colpo di testa di Icardi, l'appoggio di Verza, la palla a Franco Baresi, il lancio in avanti per Evani. Il Milan tenta il tutto per tutto in questo finale di partita per addrizzare la situazione, e il pareggio almeno agli uomini di Castagnier lo avrebbero meritato. Si proietta Serena, messo a terra dall'intervento di Bossio, sì, è proprio lui il numero 5, e c'è un calcio di punizione in favore del Milan. Siamo secondo il nostro cronometro al di là del 45esimo minuto, ecco il tiro cross e il colpo di testa mancato d'un soffio da Serena. Ancora un'inquadratura per questo giocatore che si avventa su tutti i palloni alti nel tentativo di incornarli a rete. Rimessa di Morales, palla sfuggita a Ticao, ed ecco il segnale di chiusura del signor Barbaresco. La seconda partita della seconda edizione del mondialito si risolve così: Peñarol batte Milan 1-0, un unico gol su calcio di rigore, quello che Morena ha realizzato al 44esimo del primo tempo per fallo di Nuciari su Diogo. Un Milan generoso, a tratti anche spettacolare, un avversario non molto penetrante ma sornione. Il Peñarol si prende la rivincita sulla partita di due anni fa, battendo il Milan con lo stesso punteggio col quale i rossoneri allora lo avevano piegato. Gentili telespettatori, a voi tutti grazie per la cortese attenzione. E ripetendo che il Peñarol ha battuto il Milan per 1-0, ci congediamo da voi.